Simona, buongiorno. Senti, abbiamo dietro lo spettacolo della Torre di Pisa, però oggi non parliamo di Pisa, parliamo degli Stati Uniti. Esatto. Senti, cosa ti ha portato intanto qui sul terreno a Pisa? La passione per gli Stati Uniti. La passione per gli Stati Uniti? Per gli Stati Uniti, perché parliamo, lo showcase ufficiale di Visit Tosa Italy, per raccontare gli Stati Uniti si muovono meglio in Italia e si raccolgono attraverso il loro turismo, attraverso la loro popolarità, tant'è vero che il tema di quest'anno, come ci ha spiegato il presidente dell'associazione Olga Mazzoni, è Live Local, Eat Local, Buy Local, cioè visitare, vivere gli Stati Uniti nella loro forma più autentica, quindi come una persona del posto. Senti, io ti interrompo subito, gli Stati Uniti si raccontano. Sì. E hanno invitato te, che sei la travel blogger italiana che racconta forse con maggior successo gli Stati Uniti. Forse con maggior passione, diciamo così, successo non lo so, passione, perché è un viaggio che va avanti da decenni, sono più di, penso ormai siamo sotto la trentina di volte che vanno negli Stati Uniti, sempre in generali diversi, con un grande amore per l'East Coast e il Sud, che quest'anno si presentano come grosse destinazioni, non solo grandi parchi, non solo grandi città, ma stare e tanto cibo, perché come spiega Showcase quest'anno gli Stati Uniti non sono il sinonimo del mangiar male, ma ci sono tante piccole realtà che stanno crescendo, che si sviluppano con le farmers market e con tanti prodotti locali. E l'esempio rampante è stato oggi all'intervento di Visit Massachusetts, in cui si parlava appunto di tanti piccoli prodotti locali che hanno il marchio di qualità, che stanno crescendo, che stanno emergendo e che arrivano anche in Italia. E finalmente prendiamo anche qualcosa di buono dagli Stati Uniti, non solo le abitudini, magari ci sono più familiari come fast food o street. Senti, le nuove tendenze per gli Stati Uniti, quale stato merita andare? Sono 50, 51, ho perso il conto. Per me è un po' difficile dire una cosa del genere, perché come dire a un genitore quale ti piace di quelli tuoi figli. Vabbè, a parte in Montana, via, lasciamo fare. Secondo me è una realtà emergente molto bella e molto ricca, è il Sud. E per Sud non intendo solo la Florida, che comunque è una meta gettonatissima per gli italiani, ma parlo del vecchio Sud degli States, per cui passiamo dal Texas attraverso la Louisiana, la Georgia, il South Carolina e il North Carolina. È una storia nelle origini della vecchia America, delle piantagioni, e risalendo un po', entrando nell'interno, entrando verso il Mississippi, c'è tutto invece l'itinerario del blues, del rock, che da New Orleans passa verso Memphis, devia su Nashville e arriva a Chicago. Quindi una nuova America che offre quello che qualsiasi tipo di particolarità, tipo dimmi cosa vuoi e ti dirò dove andare. E il senso dello showcase è abbastanza forte. Felicissima di essere qui, di partecipare a tutti gli eventi e agli incontri e di essere, insomma, qua, che questa cosa, Stati Uniti, Italia, mi prende particolarmente. Senti, parliamo di guide. Ora, ci sono tantissime guide per gli Stati Uniti. Ce n'è una gratuita che sta avendo moltissimo successo, e poi la cosa bella è questa, che essendo gratuita di solito ormai siamo abituati, ti arrivano forme di spam, scarica, te invece per la tua guida su New York non hai scelto questa strada, ma sono gli utenti del tuo blog che senza nessuna costrizione richiedono e scaricano questa guida. Gli utenti del mio blog sono la mia migliore forma di pubblicità, potremmo dire. Sono miei, ho una nicchia precisa, ormai l'abbiamo capito tutti, Stati Uniti, appassionati non solo delle cose diciamo, che si conoscono, delle grandi attrazioni, ma sanno che entrando nel mio blog si vengono a conoscere le famose chicche, delle particolarità, location poco note, che poi valgono un viaggio al di là di quelle che sono le grandi attrazioni. Così, grande appassionata di New York, io da sola mi sono documentata e sono andata a studiare le location, ho creato una sorta di ghost tour, tra virgolette, delle location storiche di Manhattan, quindi parliamo di Lower Manhattan e qualcosina a North Harlem. Il ghost tour in realtà è un traino per mostrare degli itinerari alternativi all'interno di Manhattan. Non molti sanno che New York non è solo la città scintillante dei grattacieli, di Staten Island o di Gran Siro. New York è una città che ha una storia
ricca di avvenimenti e personaggi famosi, di interazioni particolari, e ho cercato di creare un itinerario alternativo che tra l'altro si integra benissimo con la vita delle altre attrazioni, perché molte di queste location si trovano proprio sui percorsi tradizionali, un itinerario con mappe e foto e indicazioni per farlo da soli. Molto scaricato nelle prime 2 settimane, siamo sotto le 2000 copie, sono abbastanza contenta perché è un servizio gratuito e spero che sia apprezzato. Lo stanno leggendo anche a New York e incrociamo le dita, non si sa mai cosa succederà. Perfetto, allora noi ci andiamo a riscaricare la tua guida di New York, aspettiamo che tu metta online sul tuo blog. Sulla destra troverete un'icona dove basterà lasciare l'email e arriverà il link via email per scaricare gratuitamente il book. Bene, prima o poi ti aspettiamo a Pistoia. Ciao Simona. Sempre molto volentieri.